Buonasera, io proponevo di iniziare questa serata, che poi è la prima serata di questo ciclo di Scienze in Rotta, voluto da Mauro e Chini, che stasera non è tra di noi perché batte un po' la fiacca, ma insomma, però sarà con noi ed è stato, ha lavorato sempre con grande qualità, l'ha visto in le serate degli anni scorsi, può confermare che Mauro si è impegnato sempre moltissimo e credo che stasera il suo impegno e la scelta del professor Mantellini sarà una scelta gradentissima a tutti noi. Io non voglio rubare tempo, anche perché le mie sono parole formali, ma mi fa piacere dire qualcosa di questa iniziativa in cui io credo veramente tanto, credo perché è un modo serio per affrontare quelli che sono tante volte delle banali discussioni che si prolungono in modo interminabile, soprattutto sui social, e che possono distorcere completamente l'informazione o l'immagine che abbiamo anche del nostro mondo scientifico. Con il periodo della pandemia è poi stato una piastra di cultura per tutte le maldicenze più terribili, al punto che avevamo dei tecnici che facevano i virologi, dei virologi che facevano gli epidemiologi o dei politici che si improvvisavano degli assertori di verità scientifica. Ecco, io questo l'abbiamo vissuto malamente tutti, questo qui serve a mettere un mattoncino in un modo di procedere nella quotidianità e nell'informazione che ci dia almeno un po' di orientamento. Lascio la parola al collaboratore di Mauro, il nome è Davide, che deve illustrare, che c'è il professore che ci farà questa presentazione. Grazie, stasera tocca a me presentare, sono l'indegno sostituto del titolare che tornerà la prossima volta, già dal prossimo incontro, che sarà mercoledì 2 novembre, approfitto per dirlo, e il relatore sarà il professor Saverio Bettuzzi, che è una vecchia conoscenza della scienza in rocca, e il tema sarà dal DNA all'essere umano, come ci si arriva, una storia di estrema complessità. Mercoledì 2 novembre, qui alla stessa ora. Invece presento il professor Stefano Marcellini, che è primo ricercatore presso la sede di Bologna dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È un fisico laureato all'Università di Bologna, si occupa di esperimenti nel campo della fisica delle particelle elementari e ha lavorato come fisico sperimentale ad esperimenti agli acceleratori del CERN, che è l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Ricordo che a capo del CERN c'è uno scienziato italiano, Fabiola Gianotti, dal 2016. Ha anche un blog che si chiama Ether Scatter, lo trovate facilmente sul web digitando su Google Stefano Marcellini blog, in cui parla di cose serie e semiserie, se non ricordo male nell'introduzione. Questa sera però è tra noi anche in qualità di coordinatore del gruppo Emilia Romagna del CICAP. CICAP sta per Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Può essere che l'avete già sentito in passato con la parola paranormale invece che pseudoscienza, ha cambiato acronimo, non mi ricordo da quale anno, in quel 2014, più o meno lì. Il CICAP è un'associazione, per chi non la conosce, che nasce oramai più di 30 anni fa, nel 1989, su iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali ed appassionati, tra i quali mi piace ricordare Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Carlo Rubbia, Silvio Galantini e Tullio Regge. Questo gruppo ha sottoscritto la dichiarazione seguente, che è una dichiarazione che ricordiamo di 30 anni fa e quindi mancano dei pezzi che proverò ad aggiungere mentre la leggo, e rappresenta un po' la mission del CICAP. Giornali, settimanali, radio e televisioni, oggi dovremmo aggiungere anche internet e i social, dedicano ampio spazio a presunti fenomeni paranormali, a guaritori, ad astrologi, trattando tutto ciò in modo acritico, senza alcun criterio di controllo, anzi cercando il più delle volte l'avvenimento sensazionale,
che permette di alzare l'indice di vendita o di ascolto. Oggi dovremmo aggiungere anche il numero di click, il numero di condivisioni, il numero di like su un post che si trova sui social. Per questo, come CICAP, portiamo avanti un'opera di informazione e di educazione rispetto a questi temi, informazione e educazione, per favorire la diffusione di una cultura e di una mentalità aperta e critica e del metodo scientifico basato sull'evidenza nell'analisi e nella soluzione dei problemi. Concludo e lascio la parola al professor Marcellini dicendo che tra le risorse principali del CICAP ci sono i gruppi locali, nati con l'esigenza di creare iniziative sul territorio. Il gruppo Emilia Romagna nasce nel 1997 e vede attualmente come coordinatore il nostro relatore di questa sera, che tratterà il tema che potete vedere già nella prima slide, l'approccio scientifico nel mondo del sentito di me. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Complimenti per questa iniziativa, veramente, veramente interessante. Dicevo, nonostante la mia presenza, è un'iniziativa veramente interessante. La chiacchierata di questa sera prende spunto da tutta quella serie di notizie, affermazioni con le quali ci imbattiamo normalmente parlando con conoscenti, con amici, in internet, leggendo sui giornali, affermazioni che in qualche modo sembrano voler fare riferimento alla scienza, sembrano aggrapparsi alla scienza, sembrano volerci dire qualcosa di scientifico, ma non è chiaro se sono realmente scienza. Spesso vorrebbero scimmiottare la scienza, ma li scientificano per poco. Ecco, un cittadino, non può, nessuno di noi può essere esperto di tutto, ovviamente, anzi, in generale siamo esperti di pochissime cose. E quindi come facciamo a orientarci in questo mare di sentito dire? Io questa sera voglio darvi degli spunti, delle idee, per farvi capire come, pur senza essere necessariamente esperti di qualcosa, è possibile avere un po' di senso critico per sviluppare un sano scetticismo nei confronti di certe affermazioni che sembrerebbero credibili, ma non è detto che lo siano. Voglio riprendere una frase di Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica del 2021, che ha detto mentre guidavo una mattina, la sentivo alla radio e me la sono segnata questa frase: oggi più che mai è importante che fra i cittadini sia diffusa la cultura e la mentalità scientifica. Cultura e mentalità scientifica che non è sapere tante cose di scienza. Certo, può aiutare a sapere di galassie o di particelle, ma non è quella la cultura scientifica. La cultura scientifica è conoscere come funziona la scienza, qual è il suo modo di approcciare i problemi, che cosa può dire e che cosa non può dire la scienza su determinati problemi, qual è il suo linguaggio. E appunto vedremo questo con alcuni esempi, vedremo come è possibile in certi casi, avendo una certa consapevolezza di come funziona la scienza, evitare delle trappole. E voglio cominciare con una storia. Una storia che mi è successa personalmente quando è nata mia figlia. Quando ero al reparto maternità, alcuni componenti del reparto maternità mi dissero questa frase: la settimana scorsa che cambiava la luna, non ci tenevamo dietro con le nascite. Ora, io sapevo di questa storia che si dice, no? Che la luna, con la fase giusta, influenzerebbe il momento del parto, favorirebbe il momento del parto. La gravidanza dura solo di 9 mesi, però la luna che cambia, credo sia, dovrebbe favorire le nascite. Non ci avevo mai creduto, poi vedrete, vi dico perché non ci avevo mai creduto, però sul momento sono rimasto perplesso, ho pensato, ma accidenti, ma se me lo dicono al reparto maternità,
chi meglio del reparto, del personale del reparto maternità può sapere di questa storia della Luna e delle nascite? Se me lo dicono loro, allora forse è vero. Ora uno può fermarsi a questa constatazione e dire: beh, ho parlato con i più esperti in assoluto in fatto di nascite, me lo dicono loro, quindi è vero, la Luna con la fase giusta influenza il momento del parto. Un ragionamento molto sensato, no? Apparentemente. Oppure uno può fare cos'altro può fare? Come può verificare se è vera questa storia della Luna? Può fare una statistica. Può prendere un numero di persone grandi scelte a caso, all'anagrafe per esempio, e andare a vedere per ognuna di loro la data di nascita e metterla in un grafico, metterla in correlazione con la fase lunare in quel giorno in cui quella persona è nata. Ci sono dei software, dei programmi adesso che lo fanno molto facilmente, e mettere tutto in un grafico. E cosa ci aspetteremo? Beh, faremo un grafico di questo qui, di questo tipo, il numero di nascite in funzione del mese lunare, che dura circa 28 giorni, no? Quindi luna nuova, primo quarto, luna piena, ultimo quarto, di nuovo luna nuova. Ora ci aspetteremo, se la luna ha un qualche effetto sulle nascite, ci aspetteremo un andamento che non è piatto. Cioè ci sono più nascite per esempio con la luna nuova, un po' meno con la luna piena e poi di nuovo di più con la luna nuova, o magari viceversa, che ne so, non nasce nessuno con la luna nuova, nascono tutti principalmente con la luna piena e poi di nuovo nessuno con la luna nuova. Ci aspetteremo qualcosa di non piatto. Viceversa, se la luna non dovesse avere nessun effetto nel determinare la nascita delle persone, la fase lunare, ci aspetteremo qualcosa di piatto, cioè qualunque sia la fase lunare, le persone nascono sempre con la stessa frequenza, non ne nascono di più in un certo periodo e di meno in un altro. Questo studio è stato fatto innumerevoli volte nel mondo, in Italia è stato fatto con l'aiuto involontario di un ministro delle finanze che anni fa mise pubbliche in rete le dichiarazioni dei redditi di tutti gli italiani. Ci rimasero per poche settimane, qualcuno andò a prendere quelle dichiarazioni, molti le presero per vedere cosa dichiaravano o non dichiaravano gli italiani, qualcuno le ha prese perché quei milioni di cartelle delle tasse erano milioni di date di nascita di persone scelte a caso e le ha usate per fare questo studio. Le ha messo in un grafico e il risultato è questo. Numero di nascite in funzione del mese lunare e vedete che questo grafico è assolutamente piatto. La luna non ha nessun effetto nel determinare il momento del parto, nonostante si dica, si ripeta, nonostante l'abbiano detto al reparto maternità, questo effetto è falso. E qui ci sono dei dati, sono solo dati, qui non c'è nessuna opinione, niente. Ma a questo punto la vera domanda è: ma com'è possibile che proprio al reparto maternità si sono sbagliati? Proprio quelli che io avrei ritenuto ingenuamente a questo punto i più titolati a darmi la risposta giusta su questo problema, quelli che vedono nascere i bambini tutti i giorni, loro si sono sbagliati. Com'è possibile? Allora uno non si può fidare più di nessuno. Il problema è noto alla scienza, è ben noto agli scienziati e ha un nome ben preciso, si chiama bias di conferma. Ora, la parola bias ha una traduzione abbastanza complessa in italiano. Facciamo prima spiegare cosa vuol dire. Ognuno di noi, su qualunque argomento, scientifico, culturale, politico, economico, di cucina, qualunque cosa, ha dei pregiudizi, cioè delle idee che ritiene più o meno valide. E inconsciamente o
ognuno di noi tende a filtrare tutto ciò che osserva, i fatti che osserva, attraverso questa triglia dei pregiudizi, dei propri pregiudizi. E inconsciamente noi tendiamo a dare più peso a quei fatti che sono d'accordo con le nostre idee preconcette, con i nostri pregiudizi, senza rendercene conto, e dare meno peso a quelle cose, quei fatti, che invece sono in contrasto con quello che noi riteniamo vero. E questo succede in tanti campi, succede nella politica, succede nella società in generale, succede anche nella scienza. E quindi alla fine ci convinciamo inconsciamente di osservare nei fatti la prova delle nostre convinzioni, quando invece a uno studio oggettivo questa prova non c'è, questi fatti non sono avvenuti. E quindi ragionevolmente cosa sarà successo al reparto maternità? Sarà successo che le persone con cui io avevo parlato, poi erano un paio, non è che era tutto il reparto maternità, avranno saputo di questa storia della luna, perché gliel'aveva raccontata qualcun altro, e ci avranno creduto. E il giorno in cui la luna era quella giusta e magari c'erano più nascite, avranno detto: ecco, vedi, la luna, per forza, c'è la luna che cambia. Il giorno in cui la luna era quella giusta e non c'erano più nascite, perché abbiamo visto che non succede sempre, non ci avranno fatto caso, oppure magari avranno detto: vabbè, dica, può essere sempre così, però ti ricordi la volta scorsa? E quindi alla fine si sono costruiti la convinzione di osservare realmente nella loro esperienza quotidiana qualcosa che invece non avviene. E ripeto, quel grafico lì sono dati secchi, cioè non c'è nessuna opinione dietro, non c'è nessuna manipolazione, sono date di nascita e basta. Ora, questo fenomeno gli scienziati lo conoscono bene e cercano di cautelarsene in tutti i modi possibili, anche quando fanno ricerche, per esempio come nel mio campo, nella fisica delle particelle. Cercano di mettere in atto delle procedure, poi lo vedremo in altri casi, delle procedure per cautelarsi dai propri inganni, dalle trappole che noi stessi scienziati ci tendiamo da soli. Perché ognuno di noi ha dei pregiudizi. Uno che lavora 10 anni per la ricerca di un farmaco, voi capite che non è tanto obiettivo sullo studio che sta facendo, cioè ha investito 10 anni di soldi di ricerca, e quindi è molto facile che si convinca che quel suo farmaco su cui lui lavora da 10 anni abbia un'efficacia forte. Quindi deve mettere in atto delle procedure che lo proteggano dalle sue convinzioni, e quindi deve cautelarsi dal bias di conferma, cosa che nel caso del reparto maternità il personale non aveva fatto, ma vabbè, poco male in quel caso. Ora, per inciso, adesso approfitto anche per approfondire un attimo questa storia della luna, perché a me è capitato in molti casi che la gente rimane così, dice: no, una volta mi hanno detto: lei non può permettersi di dire questo. Io non è che mi permetto io, cioè è così, la natura ha deciso così. Ora, quello che si dice normalmente sulla storia della luna, e questo l'ho preso da un sito in rete, dice: non è inverosimile pensare che la luna possa avere un effetto su di noi. Tutti sanno che la luna influenza le maree. Ora, se pensiamo che il nostro corpo è composto quasi al 70% d'acqua, è evidente che essa abbia un effetto sul nostro piano fisico. In altri termini, sposta un oceano, vuoi che non abbia effetto su una placenta? Sembra un discorso molto ragionevole, però è completamente sbagliato. E qui una laurea in fisica magari può fare la differenza, e ve lo spiego perché è sbagliato. Perché ignora il motivo per cui avvengono le maree. Le maree
avvengono perché, qui adesso questo è il disegno non è in scala, qui c'è la Terra, qui c'è la Luna e qui c'è la Terra, con l'oceano attorno. Ora, la forza di gravità che la Luna esercita sulla Terra è un po' più grande da questa parte e un po' più piccola da quest'altra parte. Il risultato, combinato con la rotazione della Terra, è che la Terra viene stirata e quindi c'è il fenomeno della marea. Però tutto questo avviene perché questa distanza qui, il disegno non è in scala, è comunque sufficientemente grande rispetto alla distanza dalla Luna alla Terra. Se non fosse grande questa distanza, l'effetto sarebbe irrisorio. E quindi possiamo calcolare che nel caso della Terra questa differenza di forza di gravità è circa l'1%. È piccola, però c'è, e quello causa le maree. Nel caso di una placenta, l'effetto della Luna è lo 0,00000001%. Perché la placenta è piccola, cioè il lato più vicino della placenta alla Luna e il lato più distante della placenta alla Luna sono distanti 20 cm l'uno dall'altro, non fa differenza. Quindi questo discorso che influenza le maree, poi che influenza la placenta, apparentemente molto ragionevole, è sbagliato, completamente sbagliato dal punto di vista. E comunque non ha riscontro nei fatti. Ecco, se volete, l'ostetrica che passa vicino alla mamma che sta per partorire ha un effetto gravitazionale molto maggiore di quello della Luna, perché è vicina. Però non si sente mai, se passate vicino all'ostetrica, passa lì da fuori tempo. Vi faccio un altro esempio del bias di conferma. Allora, non so se vi ricordate, nel 1984, questo l'ho letto ieri sera, per cui ho deciso di inserirlo in questa chiacchieraccia stasera, a Livorno venne fuori la storia che Modigliani poteva avere scolpito delle teste di pietra che poi aveva buttato nel fiume. All'improvviso alcuni erano convinti che questa cosa fosse vera e alcuni studiosi d'arte erano convinti, per cui cominciarono a dragare il fiume per cercare queste teste di Modigliani. E qui vedete pietre, vasi e melma, ma delle statue di Modigliani finora non c'è traccia. Cercavano, ma non trovavano queste pietre. A un certo punto saltano fuori tre teste scolpite sulla pietra con lo stile di Modigliani. Fantastico. E esperti d'arte presero posizione forte, e qui vedete articoli dell'epoca: non ho dubbi, è la mano di Modigliani. Sì, sono di Modigliani, tre nuove teste, questa volta sembrano doc. Sfido il mondo, questo è Modigliani. Risultato: dopo pochi giorni questi tre ragazzi avevano fatto uno scherzo, avevano scolpito loro delle pietre e le avevano buttate nel fiume. E io mi ricordo all'epoca, l'intervista dicevano in toscano, io ve lo dico più o meno in italiano, cercavano tanto e gli abbiamo fatto trovare qualcosa. Il fatto che però poi dopo questi studiosi che avevano toppato la grande sono pure arrabbiati, dicevano no, non è vero, cioè c'erano filmati mentre facevano questo scherzo. Questo è il bias di conferma, cioè questi studiosi non è che hanno messo in atto delle procedure, loro erano convinti di trovarsi di fronte a delle teste di Modigliani, cercavano le teste di Modigliani, gli hanno portato una cosa che sembrava una testa di Modigliani e tutta la loro esperienza di storici dell'arte è andata a farsi friggere. Loro hanno detto sì, questa è la testa di Modigliani, viva. Bias di conferma uguale, non c'è nessuna differenza. Loro hanno osservato quello che credevano di dover osservare. E tutto questo si collega con qualcosa che invece magari ci tocca un po' di più. Quante volte su dei farmaci, su tante situazioni, ci troviamo di fronte alla frase ti assicuro che funziona, c'ho mal di schiena, guarda, ti
già preso, ti assicuro funziona. C'ho la gastrite, prendi quello, mangia questo, guarda, ti passa. Ora, alla luce di quello che abbiamo detto, cioè alla luce del fatto che noi stessi siamo i peggiori ad autoingannarci, possiamo fidarci di queste cose? Chiaramente no, perché a volte magari è vero, però in molti casi l'opinione personale è fortemente influenzata dal modo che uno ha di vedere le cose. Per cui ci si può convincere di osservare realmente qualcosa, ci si può convincere che mangiare una certa cosa fa passare la gastrite, quando in realtà magari è un altro motivo per cui è passata la gastrite. E vi faccio un esempio. C'è un gruppo su Facebook che si chiama Rimedi, non mi ricordo, Rimedi Naturali, qualcosa del genere, in cui la gente scrive e chiede rimedi per qualunque cosa, da come smacchiare una camicia a, come in questo caso, consigli per abbassare il colesterolo, grazie, con tutti questi disegnini sottofondo. E siccome io sono un malato di mente, sono andato a guardarmi tutte le risposte che la gente ha dato. Ognuna di quelle risposte implicitamente diceva: ti assicuro che funziona, con me funziona, ti garantisco che funziona. E il risultato dei rimedi per abbassare il colesterolo è questo. Ora, qua dentro c'è di tutto: alga spirulina, ceci lessi, orzo, sedano, acqua di carciofo, la calma interiore, le foglie di carciofo bollite, il pistacchio, i fagioli neri, il salmone, eccetera. Cioè, se questi diciamo rimedi fossero realmente efficaci, il colesterolo non sarebbe più un problema. Basta mangiare una cosa a caso e c'è sicuramente qualcosa che ci fa abbassare il colesterolo. E invece sappiamo che non è così, purtroppo. Però di nuovo, dietro a tutto questo c'è questo spettro che incombe, che il bias si conferma, che affligge tutti noi su qualunque argomento. Cioè, tutti noi abbiamo le convinzioni. Mio padre, per esempio, è uno che quando ha il raffreddore svaliggia la farmacia e poi mi dice: oh, mi è passato subito. E invece gli passa dopo le solite due settimane, passerebbe se non prendesse niente, però lui è convinto che quello che ha preso in farmacia gliel'ha fatto passare immediatamente. Che vuoi fare? Ecco, e quindi di nuovo la nostra percezione di ciò che accade è fortemente influenzata dalle nostre convinzioni. Qui vedete il gatto che si vede tigre. E questa è una frase, Richard Feynman è stato un grandissimo fisico che diceva: la prima regola è che non devi farti ingannare, e tu sei la persona più facile da ingannare. Ripeto, anche nella fisica delle particelle, per cercare una nuova particella si mettono in atto delle procedure fanno sì, in cieco, si dice in gergo, cioè che fanno sì che uno non possa massaggiare, manipolare i dati inconsciamente, più o meno inconsciamente, per tirarci fuori quello che vuole trovare. Un attimo che bevo. Se avete delle domande, poi dopo. L'effetto placebo. Allora, l'effetto placebo è un po' più complesso, perché esiste un effetto fisiologico, realmente fisiologico, cioè non è soltanto l'ingannarci da soli, cioè il fatto che diciamo uno ha un qualche malessere, uno gli dice: ti tocca sta pasticca, e lui è convinto di assumere una pasticca efficace. Beh, questo sviluppa degli effetti nell'organismo che hanno realmente efficacia. Le racconto questo sempre con mia figlia, il fischialander. Quando era piccola, aveva 7 anni, cioè la prima elementare, eravamo in vacanza sulle Dolomiti, primo giorno di vacanza, si
prospettava una settimana fantastica di sole, e lei fa: ah, c'ho un mal di gola fortissimo la sera, la prima sera appena arrivata, non riesco a deglutire, c'ho un mal di gola. Non ci avevamo niente. Io guardo mia moglie e faccio cenno stare al gioco e dico a mia figlia: guarda, non abbiamo niente per bambini, ma abbiamo un prodotto per adulti che è molto forte, però visto che stai così male te lo do lo stesso, e le do un dito di acqua del rubinetto. Allora lei intanto non riusciva a berla perché era cattivissima, cioè lei la percepiva cattiva, era acqua. La bevuta sta di fatto, forse non aveva niente di così grave, ma sta di fatto che dopo mezz'ora non aveva più mal di gola. Quello è l'effetto placebo. E quindi, ecco, l'importante è essere consapevoli del metodo, cioè consapevoli di come la scienza affronta certi problemi e diciamo andare a controllare per quanto c'è possibile se quello che stiamo leggendo, quello che ci viene detto, tiene conto di certi effetti che esistono, certi inganni che da cui noi dobbiamo proteggerci. Cambio argomento, anche se in realtà diciamo tutto quanto è abbastanza correlato, collegato, ecco, correlato. Quando mi addormento con le scarpe, mi sveglio sempre con il mal di testa. È un problema delle scarpe o è un altro problema? Ecco, una correlazione non implica una causa. Non è il fatto di addormentarsi con le scarpe che causa il mal di testa, ma è il fatto che questo ci ha dato sotto con alcol e altre sostanze di tutti i tipi. Vediamo alcuni esempi, alcuni volutamente sciocchi e altri più seri. Allora, qui abbiamo in verde il numero di suicidi per soffocamento impiccagione, diciamo, negli Stati Uniti, in funzione degli anni, dal 1999 al 2009, vedete che il numero di suicidi per impiccagione cresce. Viceversa, allo stesso modo, cresce parallelamente la spesa dello Stato e degli Stati Uniti per la scienza, la ricerca spaziale e la tecnologia. Sono due cose correlate? Chiaramente no, hanno lo stesso andamento, ma non c'è nessuna relazione tra di loro, volutamente proposta per far vedere che è una cosa assurda. Oppure questa, il numero di divorzi nello stato del Maine, questo in rosso in funzione del tempo, cala, e il consumo pro capite di margarina, c'è anche questo andamento qui che è replicato da tutte e due le cose, ovviamente non c'è niente, non hanno niente in comune. Oppure questo, omicidi negli Stati Uniti, in blu, e utilizzo di Internet Explorer. Al calare dell'utilizzo di Internet Explorer cala il numero di omicidi, che uno potrebbe dire questo forse è vero perché Internet Explorer è un sistema talmente tremendo, orrendo, funziona talmente male, infatti adesso non c'è più, che uno gli viene voglia di uscire di casa e strangolare qualcuno. Oh, vediamo questo invece. L'uso del il consumo, le vendite di gelati in blu nell'anno gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre in blu, e gli attacchi di squali sono correlate le due cose? Direttamente no, c'è una causa comune? L'estate. D'estate si consumano più gelati, si fa più spesso il bagno e gli squali ne approfittano. Ne approfittano ovviamente di più d'estate che d'inverno. Quindi non sono correlate direttamente, ma c'è una causa comune. La causa comune è l'estate. Oh, vediamo questi altri due casi.
prendiamo questo primo caso, d'inverno ci sono più raffreddori, quindi il freddo causa il raffreddore. Oppure è diventato autistico dopo il vaccino, quindi il vaccino causa l'autismo. In entrambi è possibile un rapporto di causa-effetto. Andiamo a vedere. Vediamo il primo caso. Veramente il freddo causa il raffreddore? Il raffreddore è causato da un virus. Beh, d'inverno si prende più spesso il raffreddore, certamente è vero. E quindi la causa è il freddo, perché d'inverno è più freddo. È vero questo? Beh, i virus circolano più facilmente in ambienti affollati e chiusi. Abbiamo visto con questa pandemia, no? D'inverno si sta più spesso a chiuso. E quindi è normale che d'inverno certe malattie si diffondano più velocemente, ma non perché è freddo fuori, ma perché siamo tutti appiccicati dentro la metropolitana, nell'autobus, nelle case, areiamo meno gli ambienti, teniamo più chiuso. Vediamo la storia del vaccino. La storia del vaccino che causerebbe l'autismo. Questa è una storia curiosa. Questo signore, Andrew Wakefield, un medico, ex medico inglese, ex perché è stato radiato, nel 1998 pubblica su The Lancet, che è una rivista medica molto prestigiosa, uno studio che mostra una correlazione fra vaccino trivalente e casi di autismo. Peraltro era su un numero di casi molto esiguo, dell'ordine di 7-8, quindi veramente anche dal punto di vista statistico molto, molto debole. Lo studio si rivela un falso che era motivato da interessi economici personali. Sostanzialmente questo Wakefield aveva sviluppato insieme a un altro medico un vaccino per conto suo, che non era un vaccino trivalente, quindi voleva screditare il vaccino trivalente per vendere il suo. La pubblicazione viene ritirata da The Lancet e Wakefield viene radiato dall'albo dei medici, però Wakefield resta tutt'oggi l'idolo del popolo Novax e viene invitato a conferenze, eventi pubblici, è stato invitato anche a un evento organizzato in una delle sale adiacenti al Parlamento. Ora, dove sta la presunta correlazione con l'autismo, a parte quella inventata da Wakefield? Uno può dire, la diagnosi di autismo avviene nei primi anni di vita, non si può sapere dalla nascita, perlomeno finora non si può sapere. Le vaccinazioni avvengono nei primi anni di vita, quindi le vaccinazioni causano l'autismo. Capite che tante cose avvengono nei primi anni di vita, pure lo svezzamento, che ne so, o tante altre cose. E se uno vuole credere alle correlazioni dovrebbe credere però anche a questo. Cioè si diceva che il mercurio contenuto nei vaccini era causa dell'autismo. Beh, il mercurio è stato tolto nel 1900, metà degli anni 90, però le diagnosi di autismo sono continuate a aumentare, quindi non c'entra niente, certamente il mercurio, non c'entra niente i vaccini, ma è semplicemente che aumenta la nostra capacità e la nostra attenzione nel fare diagnosi di autismo. Fino a quando io ero piccolo l'autismo non esisteva, ma non perché non ci fosse, perché nessuno lo conosceva come malattia, diciamo. E per coerenza dovremmo credere anche a questo. Allora, aumento dei casi di autismo nel tempo e aumento del cibo biologico, dell'utilizzo di cibo biologico nel tempo. Dovremmo dire sono i cibi biologici che causano l'autismo. Ovviamente non è vero, stiamo giocando con le correlazioni, che non significano, non implicano necessariamente un rapporto di causa-effetto. Cambio argomento. Sono tutte piccole provocazioni, diciamo. Allora, adesso io vi leggo degli ingredienti di un cibo e voi dovete dirmi, o ragionate nella vostra testa, decidete se secondo voi questo è un cibo sano. Ingredienti: acqua, vabbè, oli vegetali, zuccheri, amido, carotene,
tocoferolo E306, riboflavina E101, nicotinamide, acido pantotenico, biotina, acido folico, acido ascorbico E300, acido palmitico, acido stearico E296, acido ossalico, acido salicilico, purine, sodio, potassio, manganese, ferro, rame, zinco, fosforo, cloruri, coloranti, antiossidanti. Dareste questo cibo a vostro figlio? No. È una mela. Una semplicissima mela. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a questo, il mantra di questi ultimi anni, oh mio Dio è chimico, questo terrore per la chimica, come se chimico uguale cattivo, dimenticando che tutto è chimico. Cioè noi, esseri umani, siamo un laboratorio di chimica che funziona a pieno regime 24 ore su 24. Noi viviamo grazie alla chimica, la respirazione, la digestione, sono tutti processi. La produzione degli enzimi che ci servono per vivere sono tutti il risultato di reazioni chimiche. Quindi questa idea, la chimica è cattiva, quello che è buono è naturale, è una sciocchezza colossale, ma proprio sciocchezza proprio alla base. E nella mela ci sono delle sostanze che uno vede i cloruri, dice, è una sostanza che sta anche in un frutto buono e salutare come la mela. E i coloranti? Ci sono dei coloranti naturali, ci sono dei coloranti che vengono fatti apposta, ma ci sono coloranti naturali che si ricavano dai cibi, stanno nei cibi. Cioè, se la mela è rossa, non è che l'ha colorata è rossa, perché colori che la fanno apparire rossa, delle sostanze che la fanno apparire rossa. E quello che voglio dire è che, perché molti dicono, vabbè, sì, ho capito, però un conto sono le sostanze che si trovano in natura e un conto sono le stesse sostanze fatte artificialmente. Per esempio, la vitamina C. Un conto è la vitamina C che sta in un arancio, in una fragola, in un peperone, e un conto è quella che sta in una pasticca. Quella che sta nell'arancio, nel peperone è buona, utile, quella che sta in una pasticca no, è artificiale e quindi può essere pericolosa. E questo pure è sbagliato, perché gli atomi in natura sono tutti identici, tutti interscambiabili. Un atomo di, questa è la molecola della vitamina C, è fatta di ossigeno e ossigeno e idrogeno messi in modo opportuno. Gli atomi di ossigeno e di idrogeno, che siano dentro un peperone o che siano dentro una pasticca, sono assolutamente indistinguibili. E la stessa molecola di vitamina C non c'è modo di distinguerla se sta dentro un farmaco o una pasticca o dentro una fragola, è esattamente identica. Quindi con questo non voglio dire che uno debba impasticarsi e non mangiare la frutta, che ha il vantaggio di essere anche buona, ma voglio dire che se c'è bisogno di assumere una certa molecola, perché il nostro organismo ne ha bisogno, beh, per fortuna ci sono i farmaci, per fortuna. Cambio di nuovo argomento, sono, vedete, tutti input diversi, però vi devo dire. Oh, questa è una, diciamo, una provocazione per introdurre poi un argomento più serio dopo. Immaginate di essere la notte di Natale e di invitare parenti, familiari a cena. Quindi fate tutte le cose che si fanno a Natale, cenate, poi vi scambiate i regali, e vi fate gli auguri, e ovviamente Natale accendete il camino, poi dopo
fine serata, vi salutate, buonanotte, buon Natale, e siccome siete delle persone incredibilmente precise, non tollerate di andare a letto lasciando la stanza in disordine, e ripulite tutto, pulite il tavolo, spazzate per terra, e controllate prima di andare a letto, guardate tutto a posto, tutto pulito, perfetto, posso andare a letto. Buon Natale a tutti, ci vediamo domani. La mattina dopo vi svegliate e, orrore, davanti al camino trovate delle impronte di scarponi sulla fuligine. E voi dite, ma com'è possibile? Ieri ho controllato, sono sicuro che non c'erano quelle scarpe. Avrei potuto giurarci che era tutto pulito. Bene, sebbene non sapete spiegare l'origine di queste scarpe, di queste impronte, sul momento non posso capire come è possibile che ci siano delle impronte, certamente escludete che sia stato Babbo Natale. Perché? Perché dite Babbo Natale non può essere? Perché? Stai entrando, non lo senti. C'è un motivo ancora più forte per cui dire no, Babbo Natale non può essere stato, non so spiegare, magari non ho pulito, non mi ricordo, ho avuto un vuoto di ma Babbo Natale certamente non può essere. Perché? Perché non esiste. Cioè l'ipotesi, la probabilità a priori che possa essere stato Babbo Natale è talmente bassa, diciamo così, che non la prendete comunque in considerazione. Cioè, voi non sapete spiegare una certa cosa, osservate un fenomeno, non sapete spiegarlo, ma quella spiegazione lì non la tenete comunque in considerazione perché è talmente improbabile che quella non può essere. Perché tutto questo preambolo? Adesso ve lo spiego. Ok, questo è quello che... Cioè, la risposta alternativa, cioè Babbo Natale, implicherebbe un fenomeno incredibilmente improbabile a priori, tanto per usare un eufemismo. E quindi vi racconto questa storia che è interessante. È interessante perché ci insegna molte cose. È un pretesto, è una delle tante storie possibili che ci insegnano questo tipo di cose, ma vabbè, vi racconto questa. Trovo questa notizia in rete. Incredibile, scoperte misteriose linee rettilinee sul fondo del mare. Un sito, questo era. Non possono essere altro che la prova dell'esistenza di basi aliene o militari sul fondo dell'oceano. Che uno legge questa cosa e dice, vabbè, sì, ho capito. Poi vai a vedere la figura e il sorrisetto canzonatorio ti si smorza un po', no? A me perlomeno si è smorzato un attimo. Perché queste... Questo è preso da Google Earth, sapete, la mappa, diciamo, del fondo oceanico in questo caso. E questo qui è una vedete queste righe, qui dice, questa è una base sottomarina incredibilmente grande nel Golfo della California. È 125 km di lunghezza e questi tubi sono larghi 4 km circa. Dice, questa base è enorme e non meraviglia che ci sono così tanti UFO davanti al Messico. E questa base è circa 45 miglia dalla costa del Messico. La probabilità che sia fatta di un'entità intelligente è il 100%. Pensate a quello che dicevamo prima di Natale, no? Cioè, uno vede queste cose. Io quando ho visto queste cose, questa cosa, non avevo idea di cosa fosse. Peraltro è vero, eh? Cioè, queste figure, queste le ho trovate io su Google Earth, questa è la stessa figura, vedete? Questa è la costa del Messico, a sud della California, la parte messicana, la Baja California. E questa è la stessa di prima, solo girata. E, però ce ne sono altre altrove, questa è nell'Oceano Atlantico, davanti a Madeira, vedete queste righe, questa qui è davanti alla Costa Rica, di nuovo delle righe. Ora io
non sapevo assolutamente spiegare questo, non avevo idea di cosa fossero queste righe sul fondo del mare. Non credevo che fosse una base aliena, perché lo ritenevo improbabile come Babbo Natale, però altri invece fanno il ragionamento opposto, cioè dicono io non so spiegarla, è talmente inspiegabile che allora può essere una base aliena. Per capire che cos'è, ecco, di nuovo, il fatto che io non sappia spiegarlo non significa che non ci sia una spiegazione. Vediamo di capire come si misura la profondità dell'oceano. Ci sono due modi per misurare la profondità del mare. Il primo è con dei satelliti. E uno dice, ma mi puoi misurare il mare, ma con il satellite? Sì, perché i satelliti misurano la forma del geoide, diciamo così, la forma della Terra, e misurano l'altezza del mare. È una misura, diciamo, non precisissima, un po' grezza. Però cosa succede? Succede che se c'è una montagna sott'acqua, questa montagna attira l'acqua verso di sé con il suo campo gravitazionale, cioè c'è più materia e attira l'acqua, e quindi il mare lì è un po', il livello del mare è più alto. Viceversa, se c'è una fossa oceanica, il livello del mare, nonostante sia una fossa oceanica, è più basso, perché c'è meno roccia che attira l'acqua lì. Quindi di fatto la superficie del mare non è una sfera o un geoide perfetto, ma c'è un po' di bitorzoli dovuti al fatto che ci sono sott'acqua delle montagne, delle valli, dei canyon, eccetera. Questo tipo di misura è adatto per mappare il mare, l'oceano su grande scala, ma ovviamente non è precisissimo. Poi c'è un altro modo per misurare la profondità del mare, che è l'ecoscandaglio. Si prende una nave e gli si mette sotto un sonar. Questo sonar spara degli ultrasuoni sul fondo, rimbalzano, tornano indietro. La nave misura il tempo che ci mette il segnale da ritornare, conosce la velocità degli ultrasuoni nel mare, divide per due, e quella è la profondità del mare in quel punto. Questa misura è molto più precisa dell'altra, ma funziona solo sotto la rotta della nave. Funziona solo sotto la rotta della nave. Capite cosa sono quelle righe? Non sono altro che le rotte delle navi. Se voi mettete tutte e due le misure del fondo dell'oceano sulla stessa mappa, cioè avete una misura grezza che è quella fatta con i satelliti, e poi avete una misura più precisa, che sarà un po' diversa da quella di prima, che però è fatta solo lungo la rotta della nave. Le mettete sulla stessa mappa ed ecco che la spiegazione di queste righe non è altro che la rotta delle navi. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che per me e per tutti quelli che non sanno, non sapevano come si misura il fondo dell'oceano, queste righe erano un mistero. Io non ci credevo agli alieni, però l'altro Titoli che ha scritto ha detto sono talmente inspiegabili che soltanto una civiltà intelligente e aliena può aver fatto o militare. Viceversa, chissà come si misura la profondità dell'oceano, in due minuti mi dice ma quelle sono le rotte delle navi. Quindi capite quanto è importante un ingrediente che viene sempre più spesso dimenticato, l'importanza delle competenze. Essere competenti di un argomento fa la differenza, perché non essere competenti ti porta a prendere delle cantonate enormi, ma non è colpa, cioè non c'è niente di male a non essere competenti su tanti argomenti, ognuno di noi non è competente sulla maggioranza degli argomenti. Io non so niente di trapianti di fegato, per esempio, lo so, ma non è che insisto a dire come si fanno i trapianti di fegato. Professore, vorrei capire come fa la nave con sonar a fare le tracce lì? Beh, perché la nave misura il fondo, no? E la nave segue una rotta. Quindi lungo quella rotta ci sono le misure fatte dalla nave.
quando uno le confronta con le altre misure fatte dai satelliti, quelle due misure non saranno esattamente uguali. Per esempio, il satellite mettiamo ha misurato un chilometro, facciamo così, no? Dice questa, la zona qui del mare è profonda un chilometro. La nave misura col sonar e dice no, dove sono passata io è 890 metri, faccio per dire. Li metto sulla stessa cartina, ciò che è tutto un chilometro, esclusa quella riga che è 890 metri, e quindi quello mi appare come una riga. Ma non è che hanno profondità diverse, è che ho messo due misure diverse sulla stessa mappa, e quindi una mi risalta rispetto all'altra. Mi scusi, ma si potrebbe anche pensare che siano segni reali tracciati sul fondo marino? Beh, in realtà poi si sa, diciamo, chi sa come si misura il fondo dell'oceano sa che quelle sono le tracce, sa che quello è il risultato delle misure con i sonar. Cioè, quello che volevo chiarire è che non si tratta di segni reali tracciati come una scia, come un arastro, sono appunto segni delle rotte. Certo, ma cioè, più reale, più vero, quello che viene. Cioè, non sono diciamo, segni che ci sono realmente sul fondo, sono dovute al fatto che la nave è passata lì e questo artefatto fa credere, diciamo, che lì ci sia una riga sott'acqua, ma è soltanto il fatto di avere due misure diverse sullo stesso grafico, diciamo, sulla stessa mappa. Ecco, l'importanza delle competenze, che sembra una banalità, però molto spesso è disattesa. Come si diceva prima, durante questa pandemia tutti hanno detto la loro e sono venuti fuori competenti ovunque, anche quando erano fortemente incompetenti, sia tra gli scienziati sia tra i non scienziati. Scusi, ma le onde del tecnico chi era stato? Non ho capito. Le onde chi era stato? Le orme della nave? No, le orme del cammino. Non lo so, l'altro? Forse è Babbo Natale, forse esiste realmente. Babbo Natale è finto. No, sono divertito da Babbo Natale. Ecco, vi faccio questo esempio, un programma su Rai 2 che si parla, e si parla di vaccinazioni. Adesso non lo fanno più, si chiamava virus, prima del Covid questo. E funziona che ci sono due personaggi, uno pro, uno contro, in questo caso le vaccinazioni. A sostenere l'importanza delle vaccinazioni, Roberto Burioni, di professione virologo, che può stare simpatico o antipatico, a me personalmente lo dico chiaramente, sta molto antipatico, però diciamo sicuramente è competente. Burioni sostiene l'importanza delle vaccinazioni per la salute pubblica. A sostenere invece la pericolosità delle vaccinazioni per la salute pubblica, uno dirà, ma ci sarà un altro medico. Red Romney, di professione di disgiochi. Ora io ve l'ho presentata così, per cui dite, vabbè, dai. Ma se io non mi avessi detto niente, e in TV il telespettatore medio non gli viene detto, guarda, ti presento un virologo e uno che proprio di virus non ne ha idea, poi scegli tu secondo te chi ha ragione. Non ti dicono questo, ti presentano due opinioni tra cui scegliere, e tu scegli, se non ci pensi all'importanza delle competenze, scegli in base a chi parla meglio, a chi mi sente bene, chi è più simpatico, eccetera. Non scegli in base alle competenze. E questa è una trappola molto comune. Se va bene c'è uno che è realmente competente, ma spesso parlano due persone, nessuna delle due è competente. E questo è le conversazioni su Facebook che cominciano spesso così. Io non sono un esperto, ma vabbè, non sei un esperto, magari sta zitto. Ecco, questo signore che adesso è morto, ho scoperto in questi giorni, era un elettricista in pensione che affermava di saper prevedere i terremoti. È stato all'epoca del terremoto dell'Aquila, è stato intervistato e portato in TV, affermava di aver previsto il terremoto. Non era vero in realtà, però lui diceva di aver sviluppato una tecnica che è in grado di prevedere i terremoti.
Ora la domanda che dovremmo porci è: ma veramente crediamo che un elettricista in pensione sia l'unica persona al mondo capace di prevedere i terremoti? Ma che razza di idee ci abbiamo della scienza? E andiamo avanti. Questo è il caso Stamina, non so se ve lo ricordate. Questo signore, Cesare Mannoni, afferma qualche anno fa di saper curare la SLA, la sclerosi. Avere una cura per la sclerosi. Le Iene lo santificano, gli dedicano una ventina di servizi in TV, proponendolo come il paladino dei diritti dei malati. Ovviamente poi familiari dei malati, cosa comprensibilissima, cercano di aggrapparsi a tutto, quindi protestano per avere le cure che lui faceva pagare a caro prezzo, 20.000 euro a botta, chiedono di averle gratis, insomma. Conclusione, questo è Vannoni che patteggia la pena in tribunale. Vannoni era un ciarlatano. Ora, Vannoni era, uno dice sarà stato un medico, un esperto, Vannoni era un laureato in scienza della comunicazione che insegnava tecniche pubblicitarie in un'università telematica. Ora, noi veramente crediamo che un laureato in scienza della comunicazione che insegna tecniche pubblicitarie in un'università telematica sia l'unico al mondo ad aver scoperto una cura per la sclerosi, quando tutta la categoria degli scienziati che cercano una cura in proposito viaggiano ancora nel buio? Ma veramente abbiamo questa idea della scienza? E io non so niente di sclerosi, però quando ho sentito questa storia di Vannoni non avevo dubbi che era un ciarlatano, perché quando uno è un ciarlatano in campo scientifico c'ha una serie di caratteristiche e è molto all inclusive nelle caratteristiche, cioè non ce n'ha una, ce le ha sempre tutte. Quindi è molto facile individuare il ciarlatano in campo scientifico. Non è uno specialista del settore, avete visto i due. Accusa la scienza di non considerarlo. Non pubblica i suoi risultati su riviste accreditate scientifiche, ma solo su siti web e libri personali. Vannoni non pubblicava nulla, ma neanche ci provava. Non fornisce dettagli sulle procedure sperimentali. Gli è stato chiesto più volte, facci sapere cosa c'è dentro quello che dai a questi mani, e lui si rifiutava. Alla fine poi è venuto fuori che c'erano degli intrulli anche, diciamo, dal punto di vista sanitario molto discutibili. Si rifiuta di sottoporre la sua scoperta a test indipendenti, che è invece l'ingrediente primo di qualunque risultato scientifico, cioè qualunque gruppo di ricerca vuole pubblicare i risultati al più presto per far sì che altri possano verificare e controllare. È molto rassicurante nelle affermazioni e si propone come paladino della libera scienza. Quindi era molto facile capire che era un ciarlatano. E la cosa preoccupante è che parti anche delle istituzioni, dello Stato, ma parti rilevanti della società abbiano creduto a un personaggio del genere. Perché avvengono questi abbagli? Beh, io credo che il motivo sia che abbiamo questa idea della scienza, che è una scienza da filmetto di fantascienza, no? In cui c'è lo scienziato che sta dentro lo scantinato, che sta lì, mescola le sostanze, e poi a un certo punto scopre la formula, lui l'unico al mondo che fa la scoperta epocale, poi magari ci sono i cattivi che gliela vogliono rubare. La scienza oggi più che mai è completamente diversa, è un'impresa collettiva che coinvolge spesso migliaia di ricercatori da più parti del mondo sullo stesso argomento. Pensiamo alla cura per il cancro, non è soltanto una cura, non è soltanto una ricerca di campo medico, ma anche, cioè anche contribuiscono la biologia, la biofisica, l'informatica, l'elettronica. Quindi è assolutamente impensabile che la singola persona faccia la scoperta. E con questo ho finito, vi do i riferimenti del CICA, di cui si è parlato già all'inizio, quindi non vi annoio ulteriormente, questo è il mio blog, oppure non vi annoio, un blog di scienza e cazzeggio, e grazie. Grazie.
sono domande, siamo a disposizione. Io però volevo cominciare con una domanda che devo al titolare, che mi ha passato una serie di messaggi che sono arrivati sul gruppo Facebook della Scienza in Rocca. Volevo trasmetterle questo in particolare. Vorrei porgli due domandine, si riferisce a lei, a proposito del CERN. Peccato non dicano l'orrore che si nasconde lì dentro, come in Antartide e tanti altri posti. Ora, io ho seguito la domandina, avevo capito che non è stato. Io ho seguito tanti, come le scie chimiche, ma gli orrori del CERN mi mancavano. No, non sono riuscito a capire a cosa si riferisce. Tra l'altro, con l'Antartide, lei ha qualche spiegazione, perché oggettivamente, cioè, ho sentito parlare di uno strano tunnel fra il CERN e penso che sia un'altra cosa, no? Non ci sono tracce di questo. Non lo so se non il fatto che presso una nicchia di complottisti, possiamo chiamarli, e il CERN è addebitati grandi peccati dell'umanità, no? Cioè al CERN si fanno cose pazzesche secondo alcuni, che vengano a visitare il CERN, è possibile visitarlo, ci vanno tutti, ci vanno le scuole, ci vanno a chiunque, è gratuito l'ingresso al CERN, la visita è gratuita. Il CERN è un laboratorio che dà l'opportunità di formarsi in campo scientifico a giovani di tutto il mondo, e vabbè, non mi sento di dire veramente, non ne vale la pena. Professore, le centrali atomiche di quarta generazione, che pericolo portano? Io di questo non sono esperto per niente, guarda. Non dico niente perché non sono veramente esperto, non lo so, non è il mio campo. Quindi i funghi contengono
è che quindi mangiate molti funghi che vi fanno bene. Naturalmente, se voi andate a vedere sul sito della persona che parla, poi dopo vi propone tutta una serie di prodotti da vendere. Ci sono personaggi che compaiono in televisione, non ho paura di dire i nomi, per esempio Ciro Vestita, che sui funghi dice delle cose assolutamente madornali. E stiamo lavorando anche con il Ministero della Salute per cercare di intervenire sulla RAI, perché almeno gli autori siano al corrente. Quando vuoi parlare di funghi, rivolgiti a chi ne sa, a questione delle competenze. Ho sollevato io, non so se lo ricordate, nel 2014 la questione della Clerici che cucinava in diretta un fungo velenoso, tanto per dirne una. Il presidente di una commissione ministeriale sugli alimenti, si chiama Giorgio Calabrese, dice delle cose sui funghi che fanno rizzare i capelli. Esempio banale, ma non è, il fungo più velenoso, mortale, è quello rosso con i puntini bianchi, quando invece è la manica falloide, sclerodoniola, pensavo questo non è uno qualunque, è il presidente di un gruppo di lavoro sull'alimentazione del ministero. Cioè, quindi c'è veramente molto da lavorare su queste cose. Ecco, se col ciclo si riuscisse ad avere un'interazione, probabilmente sarebbe utile per tutti. Non lo so, guardi, se mi sentono dire. Sì. No, se mi lascia dopo il suo contatto. Dopo, anche perché io sono di Reggio, faccio poca fatica a arrivare a Bologna, insomma, anche a farmi chiacchiere. Tra l'altro a Bologna c'è un gruppo micologico legato all'Avis che è molto serio e lavora davvero su queste cose. Quello che mi dà maggior fastidio è sentire gente e personaggi strani che dicono questo fungo contiene sostanze antitumorali. Questo mi fa andare letteralmente in bestia. Un'altra cosa sulla quale bisognerebbe chiarire è il richiamo alle tradizioni millenarie. In Cina, la medicina tradizionale cinese, da anni, da millenni si usano questi coperforti, non c'erano i farmaci, che cosa dovevano fare? Poi, per esempio, con la credenza falsa che il corno del rinoceronte dava effetti afrodisiaci e quant'altro, ha avuto come risultato lo sterminio del rinoceronte nero di giallo. Cioè, voglio dire, adesso penso di essermi spiegato in modo. Ecco, ci sono dei settori sui quali bisogna fare veramente molta attenzione, perché sono molto facili i ciarlatani, qui fioriscono, sono molto facili in termini proprio di danno alle persone. Poi non parliamo dell'omeopatia, perché vabbè, grazie comunque. Lei ha detto molte cose giuste, e in particolare ne riprendo un paio. Uno, il fatto di identificare la molecola con il fatto che quel cibo fa bene e cura. E cioè, un conto è la molecola, un conto è un organismo complesso che deve essere curato. Quando si dice che ne so, la tale sostanza uccide il cancro, in vitro, cioè anche la fiammossidrica uccide in una provetta, però cioè, l'organismo, il corpo umano è un po' più complesso, per fortuna. Secondo me è un segnale che si sta ascoltando un discorso che imbroglia, è che si dice sì, contengono queste sostanze, non si danno mai i numeri. Se non si danno numeri non si fa scienza. Esatto. Per le ricerche che stiamo facendo io posso dire che dentro i funghi c'è oro. Certo, cosa ci mettiamo tutti nella ricerca dell'oro. È sicuramente vero che ci sarà anche qualche atomo dopo dentro. Volevo chiedere una cosa. Lei domattina tempo? Andiamo a lunghi per discutere come faccio tutte le mattine che vado con gli amici sulla questione della luna. Professore, scusi, ma in Italia ci sono tutti dei centri internazionali della salute, perché non intervengono anche con Furioni, dicono li paghiamo a tutta parlare, che ci tutelano? Sì, intendo ormai queste persone. Bene, bravo.
cioè in adesso ci sono ovviamente gli organismi più atti a tutelarci di altri, conta, diciamo anche noi dobbiamo fare la nostra parte per quanto possibile, cercare di non cadere vittima di ciarlatani, di personaggi improbabili. Prego. C'era una domanda, signori, è il nuovo Piero Angela lei? No. Intanto volevo ringraziare, no, per la bellissima comunicazione, piacevole, molto interessante, e anche un ringraziamento agli organizzatori che insomma si dedicano tempo e fatica, insomma, a questa iniziativa, credo, di grande valore per la comunità. E in particolare sulla sua comunicazione volevo fare una considerazione. La casistica che lei ha illustrato, insomma, è molto varia e rende conto di un fenomeno che assume svariate manifestazioni, no? Amplissime, tantissime. Secondo me è importante anche il dato quantitativo per definire questo argomento. Io conosco, perché per miei interessi ho avuto modo di leggerlo e sono rimasto scioccato dall'ultimo rapporto del Censis 2021, non so se che ha un titolo significativo, Italia irrazionale. Ora il Censis si occupa prevalentemente di sociologia economica, no? Quindi il taglio è finalizzato poi a trarre delle conclusioni su quel tipo di argomento. Però non a caso nel 2021 sono partiti proprio dall'analizzare le opinioni degli italiani relativamente al Covid, e da lì poi hanno allargato questo tipo di indagine ad altri argomenti critici, cioè a queste fake news, no, che stanno veramente dilagando e rappresentano un grosso problema sociale a detta del Censis. Ovviamente i dati adesso a memoria io non li ricordo, però erano sconvolgenti, nel senso che hanno fatto ovviamente dei sondaggi demoscopici, insomma, no? Chiedendo agli italiani di esprimersi su alcune domande, e i risultati sono scioccanti. Al di là dell'opinione sul fatto che i vaccini Covid erano sperimentali, no? Oltre il 30% degli italiani, adesso non mi ricordo la cifra, oltre il 30% degli italiani era convinto che i vaccini somministrati erano sperimentali e quindi praticamente i cittadini erano delle cavie umane, no? Prima cosa, c'è, cioè, del tutto insensato, priva di fondamenti. Per alcuni, anche lì una percentuale notevole, mi sembra attorno al 10%, pensava che adesso mi ricordo se il virus praticamente non esisteva proprio, il virus non esiste, oppure il vaccino è del tutto inefficace. Parliamo di cifre, di milioni di persone, insomma, no? di cifre a sette zeri, cioè cose sconvolgenti. E un'altra cosa che mi ricordo, perché sono rimasto scioccato, è l'opinione diffusissima, anche questa diffusissima, non riesco più a quantificarla, ma era diffusissima, legata al fatto che ad esempio in Italia c'è moltissima, moltissima gente che è convinta che ci sia un atto, una specie di processo di sostituzione etnica, per cui ci sono queste popolazioni di extracomunitarie che stanno prendendo il posto, sostituendo gli italiani. C'è anche un nome, si chiama Piano Calergi. Ecco, cioè, sono tutte cose, insomma, che fanno pensare sul livello di consapevolezza che è non solo scientifica ma anche sociale, civile, che si sta diffondendo nel nostro paese. Allora, rispetto a questo problema e a questa dimensione del problema, credo che l'osservazione finale che lei ha fatto sul fatto che l'atteggiamento nei confronti della scienza deriva da sostanzialmente una comunicazione non adeguata, no?
l'idea dello scienziato così, no? Geni di sfragolatezza che temo non sia sufficiente, temo che questo fenomeno dietro abbia delle ragioni di natura socio-economica molto importanti che se non indaghiamo e non capiamo profondamente si rischia poi di non saper dare una risposta diciamo forte a questo tipo di atteggiamento pericolosissimo. Sì, non è un problema solo italiano, negli Stati Uniti per esempio è molto più marcato che da noi. Assolutamente. E come diceva Umberto Eco, una volta il parere degli imbecilli restava confinato nelle pareti del bar, e adesso internet ha dato voce a queste persone. Sicuramente internet ha un ruolo nel diffondere questo. Cade su un territorio, un terreno fertile. Un politologo di queste parti, Massimiliano Palerari, ha coniato tempo fa il termine come egemonia subculturale. Ma praticamente l'egemonia culturale, no? La sinistra diciamo imponeva la sua visione del mondo. Adesso siamo invece all'egemonia subculturale e secondo me è profondamente legato a un modello economico, un modello di sviluppo totalmente irrazionale dal punto di vista scientifico, perché prevede una crescita illimitata in un ambiente chiuso e quindi limitato. Da lì secondo me partono un sacco di cose, senza voler essere complottisti, ma se lo dice il Censis, credo di poter riferire, insomma. Non credo che siano dei pericolosi rivoluzionari, sono quelli del Censis. Tutt'altro. A me interessa molto quello che far capire ai ragazzi che l'artista non è quello che si alza e disegna un capolavoro, che c'è un lavoro dietro e ci sono delle tecniche, che è un po' in parallelo con la visione dello scienziato. Cioè queste persone che hanno queste idee grandi e rivoluzionarie sembra sempre che le costruiscano dal nulla. Quindi si deve fare un grandissimo lavoro per far capire che c'è dietro una tecnica e c'è una struttura e c'è un grosso lavoro e tanta fatica. E diversi studenti all'inizio si stupiscono che ci siano delle regole dietro al disegno, per esempio. Ma davvero io lo devo fare così? Ma non lo posso fare come penso io? Perché non siamo magari abituati o non siamo più abituati a essere strutturati, cioè pensiamo, per ritornare alle competenze, che l'idea di chiunque in tutti i campi valga come quella di chiunque altro. E quindi il lavoro grosso è quello di insegnare a strutturare prima della parte creativa, che viene anche come completamento di una struttura. Quindi secondo me questi argomenti sono molto importanti da portare ai ragazzi, perché rendono realistiche delle figure che altrimenti sembrano dei miti in sé per sé, non per il lavoro che hanno fatto. Quindi la ringrazio veramente di questo intervento. Dopo ci sono tanti modigliani ancora. Non lo so se ce n'è qualcuno vero che nessuno ha trovato, magari c'è una testa vera su. Chi lo sa. C'è una responsabilità anche di parte della nostra scienza in tutto questo. Ad esempio, lo hai fatto vedere la composizione della mela. Allora, se pensiamo che il mercato digerisce tutti gli anni circa 2000 etichette nuove per alimenti, che non fanno altro che inserire un componente, il quale viene però prima sulla stampa, anche parascientifica, descritto come un elemento determinante nella salute. E questo è un problema serio, è un grosso problema, perché il mercato non è selettivo, il mercato non ha la capacità di scegliere. E quindi si ferma molto spesso, ci sono i taraci, ci sono i taglioli, e via dicendo. Quindi
vitamine, non vitamine, basso contenuto di colesterolo, tutt'altro. Una buona volta bisognerebbe che si cominciasse a diffondere la cultura che noi non mangiamo delle molecole, ma mangiamo degli alimenti. E questa è la differenza che esiste. A forza di spezzettare, un metodo scientifico, ci siamo spezzettati noi. Ecco, questo è un pochettino di carino. Poi dietro, concordo con le signore alle mie spalle, c'è ovviamente un mercato che su questo gioca tantissimo. Sappiamo benissimo che gioca tantissimo perché sostiene poi tutti i consumi anche nel senso alimentare. Altre domande? Io per mia natura metto una tara a tutto, cioè quando leggo...